Nel tuo cinema dove ci sono ovviamente personaggi di tutti i tipi, ma mi pare che soprattutto c'è un rapporto forte, e questo film lo dimostra molto chiaramente, nei confronti delle tue attrici. Tu vivi intensamente... Innamoramento totale, ma sempre in tutti i miei film, state così dal primo film, sempre. Ma non solo degli attrici, anche degli attori, c'è un rapporto molto forte con loro, cerca di avere... Per me sono il massimo in quel momento, ma anch'io sono il massimo per loro. E quella è una cosa che è impagabile, meravigliosa, quella è una sensazione bellissima, lavorare con delle persone che si creano un'armonia, una cosa molto forte. E io ho avuto delle cose meravigliose su questo film, delle reazioni stupende, ma anche delle reazioni molto brutte, nel senso che della gente che ha detto ah, io non voglio vedere, non voglio sapere, così. Però il mio sguardo su questo argomento, ho molte amiche, molti amici, siamo tutti coinvolti in qualche modo, non c'è scappatoia di questo male, nel senso che siamo tutti coinvolti, l'unico modo di affrontare è parlarne, dire. Oggi sono state diramate le nomination, le candidature per i tavoli di Donatello, i nostri Oscar. Allacciate le cinture, ne ha raccolte 11, che è un bel risultato. Cominciare... migliore attrice protagonista Cascia Smutnia, che è la migliore attrice non protagonista Paola Minaccioni, e poi tutta una serie di candidature, diciamo, tecniche, fotografia, musica, scenografie, costumi, trucco, me ne sono scritti perché se no non me ne ricordavo, quindi, montaggio e fonico. È inutile dire che sei soddisfatto. Sì, sono contento. Anche se i premi sono importanti per il giorno che rappresentano, cioè io a casa ho tantissime cose, premi negli anni, così, ma la cosa che mi colpisce... Ma comunque ti colpisce sempre non il premio, ma quel giorno, quello che è successo quando sei stato premiato. Dal mio primo film che vengo al Festival delle Cerase, e lo trovo molto, molto simpatico, molto utile, molto, soprattutto il contatto, il calore col pubblico, quello è una cosa che mi piace molto. Anche le Cerasi l'ha avuto, eh?